Buongiorno, buongiorno a tutti. Vogliamo presentare una bellissima Leica 250 Reporter, seconda versione GG, cioè G di Genova, perché prima serie, chiamato così FF, basato su Leica terza. Leica terza. Quindi non un millesimo di secondo, perché la differenza tra Leica terza, terza A, millesimo. Poi ci sono anche piccole altre, diciamo, altre differenze, però si riconosce facilmente da questo millesimo. Poi ci sono anche varianti che inizialmente hanno fatto anche senza tempi lenti, e poi ci sono anche una piccolissima anche e-parte, e che pur anche utilizzato. Cioè, allora, sto diventando un po' noioso. Allora, parliamo di varianti. Varianti più facili da riconoscere e sono. Allora, partiamo con le due prime versioni che erano senza i tempi lenti, quindi versione prototipo. Poi subentra la FF, che inizia quindi una produzione più in serie a partire dal 33, sostituita poi dalla GG, che appunto è basata sulla Leica terza A, a partire dal 36. Ci sono poi delle varianti cromate molto molto rare, difficili da trovare, e forse qui sul tavolo abbiamo qualcosa di simile, ma non Questa, cioè, 100%. bellissima, bellissima cromata, rarissima, e perché rarissima? Non perché originale, questa è fake, questa è farsa, ma stata utilizzata professionalmente. Cioè, questo lo raccontiamo dopo. Poi, Poi c'è anche una versione molto molto rara, oltre a quelle ancora più rara. limitate, ancora più rara, predisposta per utilizzo con il motore, quindi un motore dedicato che riprendeva poi la forma della macchina, quindi con le due classiche impugnature frontali, e questa è una versione rarissima, si trova veramente raramente all'asta, ma difficilissima da reperire. Sì, allora, senti Luca, perché l'hanno fatto 250 pose? Certo. Allora, nasce come un aiuto a tutti quei fotografi professionisti che avevano bisogno di scattare tantissime foto. Ricordiamoci che all'epoca, tra l'altro, i rulli sì, vabbè, 36 pose e quant'altro, però se uno aveva bisogno poi di sviluppare, dai, consegnare grandi moli di lavoro, era più semplice avere un rullo da 250 da sviluppare. E non a caso, come ci Certo. suggerisce, questa macchina non è stata poi utilizzata all'estero, ma è stata utilizzata in Italia in un ambiente un po' particolare. Certo, da un fotografo di Rimini, in spiaggia. Questo fotografo ha continuato a fotografare, e sì, cioè, perché fotoricordo della vacanza, no? Cioè, quindi, cioè, paradossalmente, questi che sono fatti meno di 1000 pezzi, ce ne sono tantissimi esemplari, sono state vendute in Italia, soprattutto la parte sulla costa di Rimini. Sì, Certo. è perché, diciamo, a parte al suo tempo costava, ma non che costava chissà che cosa, no? Cioè, e quindi professionista aveva bisogno di utilizzare, avere questa macchina fotografica, poi sotto al sole cocente di Rimini. Non è che potevi cambiare, cioè, pellicole, no? Cioè, no, cioè, probabilmente mattinata, cioè, consumava 250 foto. Cioè, perché anche oggi, ad esempio, mia moglie, quando era piccolissima, cioè, andava a farsi fare la fotografia, cioè proprio fotografia di ricordo, durante la vacanza, no? Dai fotografi, e che si mettevano anche un po' di accessori e venivano fotografate. Cioè, questo è, sto parlando di anni 70, figuriamoci, anni Figurati. 30, cosa c'era? Eh sì. È bellissima. Poi guardate, questa è in realtà un esemplare, non è di rarità, ma rarità, cosa c'è di rarità di questa macchina, questo esemplare?
la qualità della conservazione, perché veniva utilizzato appunto dai fotografi professionalmente. Quindi oggi troviamo facilmente la macchina molto usata, oppure è che è stata modificata, cioè proprio revisionata, modificata, cambiata, questo, quindi trovare manipolata, è vero, cioè punto di vista collezionismo, trovare una macchina sana di verniciatura, laccatura, cioè proprio stato di conservazione, trovarla così è veramente difficilissimo oggi. E guardate anche Fondello, in effetti qua dobbiamo parlare anche nei prossimi giorni, perché vogliamo anche presentare alcuni esemplari che sono stati utilizzati dall'esercito, cioè tipo Luftwaffen Eigentum o Nahir, eccetera, e trovare anche pezzi originari, cioè completi, è molto difficile. Cioè, Luca è molto appassionato di questo tipo di collezionismo, no? Secondo te, cioè, qual è cosa più importante? Cioè, o conservazione o pezzi siano originari? Assolutamente, vabbè, la conservazione innanzitutto, quello alza l'asticella del prezzo in più o in meno. Certo. Ma soprattutto è importantissima la originalità totale dell'oggetto. Ad esempio, qui abbiamo davanti questo esemplare stupendo. Non sembra una sottigliezza, ma è il colore del Vulcan leggermente virato verso il chiaro, non nero, è molto importante, ed ha un'originalità che poteva essere stata manipolata nel tempo, quindi magari una sostituzione del Vulcan, un cambiamento. Come parlavamo anche prima con lui, è importante anche notare tutti i singoli pezzi della macchina, quindi che il nottolino dei tempi sia corretto, che il riavvolgimento sia giusto e sia coevo con la matricola. Insomma, sono tutte piccolezze, ma fanno poi l'importanza del pezzo a livello collezionistico. In effetti, se andiamo a confrontare questi due pezzi, no, si capisce subito che questa è falsa, perché, ad esempio, rivestimento non è originale. No? Il nottolino di riavvolgimento, cioè, guardate che è leggermente diverso, cioè questo è un artigiano italiano che ha guardato molto bene, ha cercato di fare un pezzo molto simile, ma si capisce che non originale. Poi ci sono anche dei pezzi in realtà che sono stati contraffatti talmente bene e che, se non andiamo a guardare bene bene bene, controllare fino anche in, cioè proprio minimissimo dei dettagli, della particolarità, ci caschiamo anche a volte. Cioè, in questo caso no, però ci sono anche tantissimi Luftwaffen Eigentum, ce ne sono una marea di false. Sì. Repliche o contraffatte, sì, davvero? Sì, repliche, contraffatte, cioè adesso non solo in realtà, ce ne sono tantissimi anche contraffazione ben fatte in giro, che bisogna stare un pochettino attenti, no? Cioè, per cui non date 100% di vostra, diciamo così, fiducia a quello che vedete sulla rete. Cioè, rivolgete sempre, quando si tratta anche dei pezzi piuttosto importanti, rivolgete sempre ai professionisti, specialisti, e che garantiscono. Questo è un piccolo suggerimento che, ma soprattutto il materiale da collezione. Assolutamente, anche perché comunque, essendo un investimento, alla fine mettete i vostri soldi al sicuro, piuttosto che, insomma, in qualcosa che è sempre dubbio, no? Insomma, non è il massimo, ecco. Certo. Bene, abbiamo parlato un po' di questa macchina. Comunque, nei prossimi giorni verrà messa in vendita. Grazie dell'attenzione. Grazie a tutti. E a presto.